Pene più severe, con tanto di DASPO e confisca dei beni illecitamente acquisiti, tra le misure contenute nel decreto di riforma dei reati ambientali che il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha firmato stamattina al Museo Colonna di Pescara, a conclusione dell'incontro pubblico sul programma elettorale relativo all'ambiente della candidata presidente della regione per il Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Chi ha inquinato lascia il territorio, il DASPO ambientale. Chi ha inquinato risponde di tutto il suo patrimonio che diventa patrimonio dello Stato. Col dovuto rispetto, chi ha inquinato se ne deve andare via in mutande. Costa ha poi parlato a tutto campo sulle questioni ambientali legate alla nostra regione, condividendo tutti i punti illustrati dalla Marcozzi, dalla creazione di organismi di coordinamento più larghi per le aree protette, all'introduzione della fiscalità di vantaggio nelle aree vincolate, mantenimento e ripristino dei servizi ecosistemici nei contratti di fiumi, no categorico a nuovi termovalorizzatori, sia al progetto di plastic free, alla riduzione dei rifiuti e riforma anche su temi come il ciclo idrico integrato, il dissesto idrogeologico, il rilancio delle misure per l'educazione ambientale e semplificazione amministrativa dei bandi per l'accesso ai piani di sviluppo agroalimentare. Temi caldi però le vicende di Bussi, Trivelle e Metanodotto. Bussi, i soldi ci sono tutti i soldi e verranno assegnati presto, non sono stati mai bloccati, era semplicemente una questione di contabilità. Abbiamo cambiato il capitolo di spesa, ma i soldi sono là tranquillamente, ma non è solo questa la notizia. Ho già dato mandato di fare causa civile a Edison perché al di là della prescrizione ambientale c'è una responsabilità civile. Il danno ambientale si misura non solo in termini penali ma in termini civili. La mia richiesta è stata già firmata e l'Avvocatura Generale dello Stato ha già depositato gli atti. Il piano clima e energia, tra l'altro, che è un piano che noi abbiamo costruito e che adesso è sottoposto a valutazione ambientale strategica per tutto l'anno 2019, cioè vuol dire la partecipazione dei cittadini che possono dire quanto concordano e in che termini, ci dice che noi possiamo, in un tempo tecnico ovviamente, lasciare il carbon fossile. Altra partita aperta, quella del metanodotto di Sulmona ad esempio. Beh, appunto, abbiamo la via, vede, la domanda è sempre là, io l'ho detto, via VAS ma anche AIA. In che condizione, in che momento stiamo? Cioè, dove io quello che chiedo sempre è quello che ci sia un'AIA quando si tratta di progettazioni che vengono spacchettate. Quando invece è una sola progettazione la via, ma che sia l'una o l'altra, ma che sia approfondita nei termini ambientali, tecnici e anche di ricaduta sanitaria. E poi specialmente teniamo conto che questa è una regione di estrema fragilità, sia sismica sia idrogeologica, non ce lo dobbiamo dimenticare.